Posizionata nel cuore del centro storico di Sessaurunca, la Basilica Cattedrale Santi Pietro e Paolo narra ai fedeli e ai visitatori dei suoi oltre 900 anni di storia. La sua fondazione è fatta risalire al 14 giugno del 1113. L'edificio sessano ha un'indiscussa origine cassinese, ispirata all'abbazia di Monte Cassino, voluta dall'abate Desiderio. Per la sua costruzione furono impiegati molti materiali di spoglio, provenienti da edifici della Suessa antica, tanto da far ipotizzare la preesistenza di un tempio pagano dedicato a Mercurio. La facciata è preceduta dal portico realizzato sulla fine del XII secolo e gli inizi del successivo ed è costituito da due archi a tutto sesto ai lati ed un arco a sesto acuto al centro. Su quest'ultimo sono raffigurate a basso rilievo le storie di San Pietro e Paolo e brani tratti da scritture apocrife. Le colonne e i capitelli sono quasi tutti di reimpiego, tranne il primo da sinistra, il quarto ed il sesto, raffiguranti i corpi di arieti, leoni e pesci alati, uniti da un'unica testa. Nella lunetta del portale centrale, un bassorilievo di Cristo tra i santi Pietro e Paolo, su un fondo a mosaico. Un doppio archivolto, con sculture richiamanti episodi dell'Antico Testamento, decora il portale. L'interno è suddiviso in tre navate, scandite da archi a tutto sesto, poggianti su colonne e capitelli d'età antica e culminanti con absidi semicircolari. La struttura è rimasta di stile romanico fino al XVIII secolo, quando il vescovo Francesco Caracciolo d'Altamura decise di adottare lo stile barocco. Risalgono al XIII secolo il pavimento a motivo cosmatesco e lambone, edificato per volontà del vescovo Pandolfo, con accanto il candelabro per il cero pasquale. Lambone poggia su sei colonne di granito, sorrette da leoni di marmo. Le lastre della cassa del lambone sono mosaicate e decorate con elementi geometrici ed elementi vegetali e animali. Completano la decorazione i profeti dell'Antico Testamento e le altre figure femminili. Nella navata destra, alle spalle del lambone, vi è il parapetto originario della scala di accesso. Sulle tre lastre sono raffigurati in basso rilievo episodi della vita del profeta Giona. La controfacciata è oggi occupata dall'organo sospeso su una balconata sorretta da colonne antiche, il cui parapetto è composto dai resti di un secondo ambone smontato. L'abside centrale è caratterizzato da rivestimenti in marmo con le statue dei Santi Pietro e Paolo ed al centro l'immagine pittorica della Madonna del Popolo, protettrice della città e della diocesi di Sessaurunca, insieme a San Leone IX, la cui effigie è custodita in una nicchia laterale. Sul lato destro del presbiterio si apre la cappella del Santissimo Sacramento. Di notevole pregio artistico è la tela di Luca Giordano, raffigurante la comunione degli apostoli. Al di sotto del presbiterio è la cripta, sostenuta da 20 colonne di spoglio con pavimento in mosaico.
Oggi la cripta fa parte del percorso del Mudise, il museo diocesano diffuso di Amares e Saurunca, inaugurato nel 2023 per restituire ai fedeli innumerevoli ricchezze artistiche che vanno dal paleocristiano all'età contemporanea.